Anticipazioni Beautiful, lunedì 3 febbraio 2020. Katie e Donna passano a casa di Brooke con l'intento di fare compagnia a Hope. Quest'ultima ammette di sentirsi molto meglio dopo aver preso in braccio la piccola Phoebe. Le sorelle Logan ricordano con le lacrime agli occhi quei momenti in cui, da bambine, trascorrevano ore e ore giocando a puzzle. Katie, dispettosa di nascosto, distruggeva il lavoro fatto e mamma Beth, anziché riprenderla, era solida a difendere il suo angioletto biondo. Hope si meraviglia quando scopre che la zia Katie era bionda da bambina. Liam rientra in casa proprio in quel momento. Hope vorrebbe coinvolgerlo nelle sue conversazioni con le zie, ma lui fa di tutto per andarsene. Lei spiega che stavano parlando della piccola Kelly e di come un giorno potrebbe essere mora e non bionda, come è capitato alla moglie di Bill. Tutti questi discorsi riaprono in Liam un'enorme ferita, quella legata alla scomparsa di Beth. La Logan si rende conto di aver toccato un tasto dolente e cerca di sviare il discorso. Ammette che la sofferenza che prova dentro è molto forte. Liam ammette di sentirsi tremendamente in colpa, è arrivato troppo tardi a Catalina. La verità su ciò che è accaduto in quella stanza con Reese non la scopriranno mai. Hope invece piange quando ricorda di essere svenuta nel momento clou. E infine ammette che la dolce Phoebe ha risvegliato in lei il desiderio di riprovare a diventare mamma un bel giorno.